Ciao a tutti e benvenuti a SEO Confidential. Pierangelo, ben ritrovato, come stai? Bene, è un piacere ritrovarti, Frank, con il nostro viaggio di SEO Confidential. Chi c'è con noi oggi? Guarda, abbiamo una vera e propria eccellenza italiana, lo dico io perché so che lei non lo dirà, ha appena vinto il New Horizon Prize per la fisica. Ti confesso, io non sono mai stato così eccitato per una lezione di fisica quantistica, quindi prima di incontrare il nostro ospite speciale, facciamo partire la scheda introduttiva. Anna, benvenuta a SEO Confidential. È un piacere averti con noi. Non hai bisogno di presentazioni, io te lo chiedo. Chi sei e cosa fai nella vita? Grazie, grazie dell'invito, sono felice di essere con voi. Sono Anna Grassellino, sono una senior scientist al Fermi National Accelerator Laboratory di Chicago. Ho una posizione anche da professore alla Northwestern University qui ad Evanston e ultimamente mi occupo di questo bellissimo nuovo progetto dove servo come direttore del centro SQMS, che è uno dei 5 centri nazionali del Dipartimento dell'Energia statunitense per l'avanzamento delle tecnologie quantistiche, quindi per costruire un quantum computer qui al Fermilab. Senti, complimenti prima di tutto, fantastico. Io ti chiedo una cosa, possiamo fare double click sulla tua storia, che forse può essere di ispirazione per tanti, tante giovani donne, per tanti giovani in realtà, ma anche i meno giovani come me. Volentieri, allora io vengo da Marsala, in Italia, ho studiato ingegneria elettronica a Pisa e sono approdata negli Stati Uniti nel 2004 per la prima volta, dove sono venuta qui proprio al Fermilab di Chicago per un summer internship. Mi sono innamorata di questi grandi esperimenti della fisica, dove si vanno a costruire queste grandi macchine per andare a studiare il mondo microscopico e sono tornata quindi l'anno successivo per un PhD in fisica alla University of Pennsylvania. Ho fatto il mio quindi PhD qui negli Stati Uniti e poi sono rimasta qui, sono stata assunta al Fermilab dove ho fatto la mia carriera, dapprima come ricercatrice e adesso anche come manager di questa bellissima nuova iniziativa sul quantum computing. Allora Anna, io vado un po' più nello specifico perché io devo ammettere che ho un'allergia alla fisica da quando l'ho studiata sui banchi di scuola. Purtroppo perché è una cosa che mi affascina e trovo davvero, quando cerco di capirla e qualcosa intuisco, mi affascina. Allora, partiamo da qui. Hai detto Fermilab Quantum Computing, il premio Nobel 2022 della fisica è andata dai ricercatori sul quantum computing. Ci spieghi davvero in un linguaggio chiaro e comprensibile che cos'è il quantum computing? Allora, per quanto sia possibile farlo in maniera semplice e comprensibile, il quantum è vero, è un anno bellissimo per il campo della scienza dell'informazione quantistica. Abbiamo avuto 3 pionieri dell'informazione quantistica che sono stati a cui è stato dato il Breakthrough Prize e anche 3 pionieri della scienza quantistica a cui è andato il Nobel. Quindi questo è un anno importantissimo ed è un po' testimone del fatto che davvero è un campo che sta crescendo, esplodendo dal punto di vista tecnologico e pratico. Ecco, quindi i premi quest'anno che sono stati dati diciamo, come riconoscimento della fisica che ha fatto da apripista a questa grande rivoluzione tecnologica. Che cos'è questa rivoluzione tecnologica? Cosa può fare il quantum computer? Il quantum computer non è, diciamo, è un computer che funziona diversamente rispetto al computer che sta davanti a noi. Il computer che sta davanti a noi si basa sulle leggi di fisica classica, si elabora informazione in base a quelli che sono i bit 0 e 1. Invece il quantum computer si basa sulle leggi della fisica quantistica e quindi quello che è il processare l'informazione in base a 0 e 1 in realtà è una cosa che può fare e può dare anche di più. Il qubit può essere 0, 1, ma può essere anche simultaneamente 0 e 1. Quindi cosa significa questo? Ci basiamo, prendiamo delle proprietà molto importanti che sono
le leggi base della meccanica quantistica, come la sovrapposizione di stati o l'entanglement, e andiamo a utilizzare queste proprietà così controintuitive a quello che è, diciamo, il nostro cervello, a quello a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati a pensare che un oggetto è o qui o lì, quindi o 0 o 1, ma in realtà nel mondo del microscopico, nel mondo della meccanica quantistica, funziona diversamente, funziona in maniera probabilistica. Quindi quando noi non osserviamo qualcosa, non è in uno stato determinato. Questa proprietà così controintuitiva, in realtà la cosa affascinante è che l'andiamo a utilizzare a nostro vantaggio, perché è come immaginare una monetina che può essere testa o croce, ma se la lanci in aria è simultaneamente testa o croce. E questa proprietà ci dà la possibilità per un computer quantistico di avere un vantaggio esponenziale dal punto di vista della velocità per alcune particolari applicazioni. Quindi il computer quantistico non è una nuova macchina che rimpiazza la vecchia macchina del computer classico, è un aereo comparato a una macchina, potrà portarci in posti dove la macchina non ci può portare, quindi ci darà delle capacità di calcolo che al momento non esistono, che non sono possibili, perché potrà fare dei conti in pochi minuti che un computer classico all'oggi impiegherebbe milioni di anni. E tutto questo si basa proprio su queste affascinanti leggi della meccanica quantistica. Senti, una domanda così a bruciapelo: quali sono i tempi di delivery di un computer quantistico? Allora, i computer quantistici in realtà all'oggi già esistono, diciamo, i primi prototipi che già hanno dimostrato di fare dei conti più velocemente rispetto anche ai supercomputers, come per esempio la dimostrazione della supremazia quantistica del Google Sycamore, che è un processore quantistico a 53 qubit. Ora, quello che i computer quantistici all'oggi ancora non fanno è non fanno conti e simulazioni davvero di importante impatto sociale. Al momento, diciamo, sono più dei proof of principle. Però esistono, e quindi esiste anche una linea, una timeline che si intravede perché questi computer quantistici davvero facciano qualcosa di importante, di impatto. E io direi, per rispondere alla tua domanda, è circa 5-10 anni, a mio parere. Ovviamente questo dipende tutto dal tipo di investimenti. Gli investimenti stanno aumentando, quindi il centro che io dirigo è uno degli esempi, dove non è più un singolo gruppo che si occupa di cercare di sviluppare queste tecnologie, ma adesso andiamo davvero a fare degli investimenti importanti, centinaia di milioni di dollari, per portare insieme ricercatori da diverse aree, da diverse discipline. Noi portiamo insieme nel nostro centro più di 400 ricercatori che sono ingegneri, scienziati, esperti, non necessariamente in quantum, ma alcuni sono esperti in quantum computing, ma molti sono esperti in scienza dei materiali, in dispositivi, in criogenia, in fisica delle particelle, in chimica. Quindi andiamo a prendere tutti questi esperti dai loro campi, li mettiamo insieme e davvero questo è il valore aggiunto, perché la quantum information science già è un campo multidisciplinare di per sé, ma davvero quello che serve per accelerare, arrivare a questo obiettivo del computer quantistico è di portare insieme tutti questi esperti che curano diverse parti chiavi che serve per lo sviluppo tecnologico. Ecco, devo dire che sei stata chiarissima, perché qualcosa ci ho capito anch'io che era decisamente controintuitivo, quindi sei stata molto efficace. Tu hai accennato, tra le altre cose, alla fisica delle particelle. Allora, sentiamo parlare di acceleratore di particelle, che già ci dice qualcosa. Ma perché andiamo a studiare le particelle? Che cosa cerchiamo in quella fisica? Allora, il Fermilab, così come il CERN di Ginevra, da decenni e sono laboratori che costruiscono questi grandissimi acceleratori di particelle, dove si vanno a fare scontrare particelle per andare poi a studiare cosa c'è ancora di più piccolo, quindi quali sono davvero da cosa è composto l'universo, quali sono le forze
che governano tutto. Quindi è davvero andare a studiare come funziona l'universo intorno a noi. Quindi questo è quello che noi abbiamo, quindi qui al Fermi abbiamo fatto delle scoperte molto importanti, dove si è scoperto il top quark, al CERN si è scoperto il bosone di Higgs. Quindi queste sono delle scoperte che hanno portato grande luce a capire come funziona il mondo nel microscopico. Quindi questo c'è tantissimo ancora che non sappiamo. Per esempio la materia oscura, noi sappiamo di quello che ci circonda, noi sappiamo soltanto circa il 20%, ma sappiamo che quasi l'80% di quello che ci circonda ancora è invisibile. Sappiamo che c'è qualcosa, ma non sappiamo cos'è. Quindi c'è tantissimo ancora che dobbiamo capire, che dobbiamo studiare. E quindi questo ovviamente rivoluzionerà il nostro futuro, perché una volta che scopriremo nuove forze o nuovo tipo di materia, questo potrà andare poi anche a condizionare il progresso tecnologico, quindi quello che ci sarà 50, 100 anni down the road. Quindi ci sono degli aspetti molto importanti. Quindi uno è ovviamente dare delle risposte fondamentali a quello che è il mondo che ci circonda. L'altra parte molto importante è che lo sviluppo tecnologico che negli anni c'è stato per questi acceleratori di particelle, per esempio, ha sempre avuto poi ricadute molto importanti sulla società. I magneti che noi abbiamo costruito per questi grandi acceleratori sono andati poi nelle macchine di risonanza magnetica che sta in ogni ufficio diagnostico. Il World Wide Web è stato un development che è venuto fuori proprio dal mondo della fisica delle particelle e delle alte energie. Quindi, quando si affrontano, temi così importanti e si richiedono tecnologie molto complesse, c'è sempre un avanzamento, tecnologico e scientifico che poi ha anche ricadute molto ampie. Anna, dopo Pierangelo, anch'io ho una confessione da fare. Io ho sempre paura di tecnologie che forse non ricevono la stessa attenzione tipo del metaverso. Se ti posso chiedere, quali sono i grandi rischi associati a tutta la tecnologia che gira attorno al quantum? Allora, è vero, ci sono una delle applicazioni che si sa, che è conosciuta, del quantum computer, ha ricadute di sicurezza nazionale. Quindi questo famoso, quindi Peter Shor è uno dei Breakthrough Prize quest'anno proprio per essere pionieri dell'informazione quantistica, e Peter Shor ha dimostrato questo famoso algoritmo di Shor che riguarda la fattorizzazione di grandi numeri primi. Il che significa che un computer quantistico può, la fattorizzazione di grandi numeri primi è quello che è alla base delle chiavi, per esempio, di encryption RSA. Quindi comunicazioni sicure, il computer quantistico, c'è molta corsa di diversi paesi alla conquista per primi del computer quantistico, perché il computer quantistico può andare a trovare chiavi di decodifica per sistemi di comunicazione sicure, per esempio. Quindi ci sono delle ricadute su temi di sicurezza nazionale nel quantum. E quindi è importante, secondo me, che proprio anche per questo, che un laboratorio come il nostro, come Fermilab, dove noi non lo facciamo per questi temi, ma lo facciamo per la scienza, che si porti avanti, che siamo in front line, ecco, perché noi lo facciamo per il beneficio dell'umanità. No, perfetto. E l'altra faccia dei rischi, naturalmente, sono le grandi opportunità che quello su cui state studiando, naturalmente, può far scaturire. Di nuovo, stessa cosa come Pierangelo, come se fossi un bambino di 5 anni, quali sono le grandi opportunità? Quali sono le due o tre applicazioni chiave su cui state lavorando? Allora, noi, essendo un laboratorio scientifico, lo facciamo appunto proprio per la scienza pura. Siccome si basa sulle leggi della meccanica quantistica, è possibile che il computer quantistico ci aiuti a vedere attraverso una diversa lente il mondo delle particelle. Quindi all'oggi quello che studiamo comunque lo andiamo a analizzare poi con dei modelli su un computer classico, ma andare a analizzare la stessa fisica su un computer quantistico può aiutarci a capire e a vedere le cose anche sotto una lente diversa. Quindi noi lo facciamo, abbiamo tantissimi fisici teorici che sono motivati appunto dalla fisica fondamentale, dalla fisica particelle, abbiamo tanta gente che è esperta per esempio in materia, stato solido, dove appunto il computer quantistico potrà aiutare a fare delle simulazioni
che alloggi non sono possibili. E ci sono, e in generale il computer quantistico è, diciamo, ideale per problemi di ottimizzazione. Quindi se bisogna trovare l'uscita da un labirinto, il computer classico analizza tutto sequenzialmente, il computer quantistico analizza tutte le possibili uscite at once. E quindi ci sono tante anche ricadute e studi su, per esempio, problemi di ottimizzazione dei trasporti. Insomma, ci sono tantissime diverse direzioni, dalla fisica di base alla chimica, alla biologia, alla medicina, all'industria, appunto, per problemi applicati per la società, per la vita di ogni giorno. Ecco, hai parlato di opportunità, è chiaro che sul quantum computing oggi ci sono investimenti enormi in tutto il mondo. Stati Uniti, Europa, Cina hanno investito miliardi di dollari o di euro in questo settore. Quali sono le differenze di approccio nella ricerca rispetto a questi temi? Allora, intanto ci sono tantissimi approcci dal punto di vista dell'architettura. Quindi non c'è un'architettura universale per il computer quantistico, mentre per il computer classico siamo tutti sul silicio, abbiamo un chip, abbiamo i transistor. Qual è il transistor, ideale transistor quantistico? Non è definito, diciamo, è una corsa, è una ricerca. Quindi questa è una cosa bella dove noi, per esempio, ci occupiamo dell'architettura superconduttiva. Quindi significa utilizzare materiali superconduttori o su un chip o su anche strutture tridimensionali un po' più grosse, ma comunque utilizzare questi materiali così speciali per costruire appunto un computer quantistico potente. Altre direzioni includono utilizzare macchine ioni, fotoni, insomma, ci sono tantissime diverse architetture e ogni paese sta esplorando diverse di queste direzioni. Diciamo, quella più diffusa che l'industria come IBM, Google sta portando avanti è l'architettura superconduttiva su chip, su cui appunto il nostro centro, per esempio qui al Fermilab, si sta concentrando molto. Lì la direzione importantissima è davvero, diciamo, risolvere il problema del fatto che questi processori sono molto rumorosi. Quindi danno dei valori, danno errore troppo di frequente. Questo è però quindi molta della ricerca che facciamo, e su cui molti si stanno concentrando all'oggi negli Stati Uniti, è davvero andare a capire quali sono i materiali ideali, quali sono i difetti in questi materiali che causano questa perdita, quello che si chiama la perdita di coerenza quantistica. Una volta che si risolve questo problema, questi processori diventeranno molto potenti e quindi lì davvero si taglierà il traguardo del quantum computer che farà dei conti veramente importanti. Quindi poi c'è una differenza di approccio tra i diversi paesi anche, diciamo, su come viene distribuito il funding, su che tipo di iniziative. Ecco, in America appunto c'è stato questo lancio della National Quantum Initiative più di 5 anni fa, dove appunto c'è stata un'organizzazione a partire dal Congress, quindi il Dipartimento dell'Energia farà questo, il NIST farà questo, il Dipartimento Defense farà questo. E noi come Dipartimento di Energia abbiamo creato questi centri multidisciplinari che portano insieme accademia, industria e laboratori nazionali in questo framework multidisciplinare e penso che questo sia un grande vantaggio degli Stati Uniti. Stiamo riuscendo con questa National Quantum Initiative davvero a lavorare insieme e questa è la cosa importante perché non c'è secondo me un'entità che può farcela da sola. Anche l'industria, anche un gigante come l'IBM comunque ha bisogno di infrastruttura e conoscenza che un laboratorio nazionale, per esempio, ha costruito con decenni di investimenti in grandi facilities per analisi di materiali o per criogenia o per dispositivi, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo è una differenza importante, gli approcci, come portiamo avanti questa ricerca per arrivare al traguardo il prima possibile. Ecco, per arrivare al traguardo prima possibile, volevo chiederti dal tuo punto di vista di ricercatrice, pura proprio, la tecnologia, poi l'applicazione, la tecnologia è neutrale o no? Neutrale in che senso? Cioè, ha un valore di per sé e non può, e si esplica,
automaticamente oppure può essere condizionata dall'uomo nella sua applicazione? Assolutamente, certo, può essere condizionato dall'uomo, quindi ci sono importantissimi punti dal punto di vista etico. Ecco, quindi è molto importante. Intanto ci saranno tante ricadute importanti, giusto, del computer quantistico, ma anche al di fuori del quantum. Quindi quando facciamo questi sviluppi così importanti di materiali e di tecnologie così sofisticate, ci saranno delle scoperte comunque che verranno fuori, che andranno oltre quello che diciamo, è l'obiettivo del computer quantistico. La materia oscura che ho menzionato prima è un esempio, giusto? Noi fisici lavoriamo. Portiamo la nostra conoscenza per sviluppare il computer quantistico che farà qualcosa di importante per la società, ma allo stesso tempo, perché stiamo esplorando, stiamo andando oltre i confini esplorati della fisica, ci saranno delle scoperte importanti dal punto di vista del capire meglio l'universo, sia dal punto di vista della meccanica quantistica, sia dal punto di vista della scoperta di nuove particelle, per esempio. Allo stesso modo, diciamo, è importante fare attenzione a chi sta sviluppando questo tipo di ricerche e a quale fine, ecco. Dal tuo punto di osservazione, appunto, di ricerca, come vedi il futuro? Sei ottimista, pessimista? Assolutamente ottimista. Io penso quando ho preso questo incarico, dunque io sono stata sempre un acceleratorista, quindi ho preso questo incarico perché avevamo spinto la nostra tecnologia per acceleratori verso confini che non erano mai stati esplorati e quindi avevamo le migliori strutture al mondo e queste migliori strutture adesso aprono nuove direzioni nel campo del quantum. Quindi io sono un ottimista nel senso che bisogna sempre spingere verso il meglio, verso quello che non è mai stato fatto, verso esplorare confini inesplorati. E non importa quello che, ovviamente ci saranno delle sorprese, la natura è the ultimate judge, ci riserverà sempre delle sorprese inaspettate, però io sono diventata una scienziata per questo, perché alla fine fare una scoperta che sia aspettata o inaspettata aprirà nuove direzioni nel futuro per la nostra società. D'altra parte, la storia dell'uomo è fatta di scoperte, di avanzamenti, di progressi continui inesplorati. Io a questo punto voglio davvero ringraziare Anna Grassellino per la sua passione, e per la sua storia che da, Marsala a Chicago, a uno dei centri di ricerca di livello mondiale su una delle, tecnologie di frontiera, davvero possa essere di ispirazione per tanti giovani e meno giovani, perché Frank è già abbastanza giovane. Grazie, grazie davvero Anna, da me Frank Pagano, grazie a tutti coloro che sono stati con noi oggi e appuntamento alla prossima puntata di CEO Confidential. Grazie.